Il lavoro a Roma tutto un piano con la bandieretta a mano perché c'è il core romano. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Baldo, buongiorno. Buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo. Mimmo, buongiorno. Come state? Molto bene, un trionfo. Sale la febbre per il sorteggio di domani. Sì. Ricordiamoci anche che poi la Roma domenica dovrà giocare il campionato, certo. Alle ore 15 è stato designato l'arbitro Banti e io credo che sia doveroso ricominciare a parlare anche un pochino di campionato, perché quello che è successo l'altra sera, la qualificazione ai quarti, tutto bello, tutto bellissimo, però la stagione non è finita lì, anzi, forse sotto un certo aspetto è appena cominciata. Domani ci sarà il sorteggio, io continuo a ripetere, vorrei che il sorteggio abbinasse la Roma alla Juventus, però di questo magari parleremo più diffusamente domani. Certo. E intanto c'è da cominciare a pensare anche a questa partita di domenica. Ci sarà una Roma diversa, almeno nella struttura della squadra ritengo, perché probabilmente ci sarà un po' di rotazione con qualcuno che ovviamente dovrà mancare per forza perché De Rossi è squalificato. Qualche un altro che probabilmente avrà così un turno di riposo, sto pensando ad esempio a Cengiz Under, qualcosa al centrocampo cambierà, quindi cambierà qualcosa anche in attacco, sarà una Roma diversa. Spero che sia una Roma simile invece a quella che abbiamo vinto contro lo Shakhtar, perché lo spirito era quello giusto, insomma. Ieri stavo pensando ad una cosa, dopo aver visto Juventus-Atalanta, no? La vittoria, sì, della Juventus, i 4 punti di vantaggio, io ho fatto questo ragionamento, seguitemi se voi anche siete d'accordo, cioè qualora la Juventus fosse riuscita a battere lo Shakhtar in quel modo, avesse comunque rientrato il traguardo dei quarti, come del resto ha fatto in altra maniera, però io sono sicuro che se poi toccava alla Juventus andare a giocare a Crotone, tutti noi saremmo convinti, o saremmo stati convinti, che era due fisso in schedina. Certo. Chiaro. Esattamente, adesso invece c'è la Roma e ci cominciamo a preoccupare perché la Roma non è la Juventus, la Roma è una squadra inaffidabile, ancora un po' troppo volta faccia, perché una volta ti fa una cosa buona, una volta non te la fa, e te la fa invece un pochino meno buona, però insomma non ci dimentichiamo neppure che questa è una squadra che ultimamente da Napoli in poi ha ingranato una certa marcia e qualche cosa di importante l'ha fatto, però andare a casa del Crotone, fare un risultato importante, sarebbe un piccolo passo in avanti nella crescita complessiva di questa squadra, nella fase appunto di miglioramento sotto tutti gli aspetti, perché non ha senso fare soltanto una partita una volta ogni tanto, bene ovviamente, ma ha un senso compiuto invece farne di più, in rapida successione, mi sono un attimo impantanato. Però volevo chiedervi una cosa, secondo voi, così, nella testa dei calciatori, della società, dei dirigenti, non so, c'è una priorità oggi ad una competizione piuttosto che a un'altra? Nel senso? No, sì, penso che sì. Una gara dopo l'altra, Mimmo. Cioè tu dici, intanto giochiamo il campionato, giochiamoci la Champions, al meglio delle nostre possibilità. Fra meno di un mese. Anzi, la prima proprio tra un pochetto. Tra un pochetto, sì, oggi proprio, è 15? Parliamo sì, tra 15 giorni. Esattamente, un po' più, perché giorni, sì, una cosa 2-3 aprile, pare. No, esattamente, 3-4 aprile. È 4 aprile. Mimmo. No, anche perché va fatto un ragionamento. Arrivare secondo, terzo, quarto in campionato, insomma ti regala la possibilità di giocare la Champions del prossimo anno, no? Però andare più avanti possibile in questa competizione di Champions ti regala tanti soldi che tu neanche te li immagini, oltre a una crescita proprio della squadra, della società. Assolutamente sì, però siccome stiamo sempre rincorrendo il discorso dei soldi, io continuo a pensare che a me fa piacere che la Roma abbia battuto lo Shakhtar e quindi sia nei quarti, perché così è tra le 8 migliori d'Europa, e questa è una cosa che secondo me deve rendere orgoglioso il tifoso della Roma. Però capisco anche che molti fanno ragionamenti legati invece a tutti i soldi che sono entrati e che probabilmente entreranno ancora, perché c'è da giocare un altro turno. Questo va tutto bene ed è assolutamente non paragonabile quello che ti dà la Champions in termini economici rispetto a quello che ti può dare il campionato, anche se poi ti potrà garantire la partecipazione alla Champions del prossimo anno e quindi altri soldi. Quindi io non ne sono sicuro, però faccio soltanto così una supposizione. Può darsi che in questo momento il primo obiettivo di Roma non sia vincere la Champions, ma sia veramente focalizzare tutte le proprie attenzioni quantomeno al passaggio del turno, ad un ulteriore passaggio del turno. Certo, poi tutto questo si andrà a scontrare domani con il sorteggio, no Ubaldo? Perché se ci sono alcune squadre che adesso, con tutta la sincerità, l'onestà che possiamo avere o non avere, sono non alla portata della Roma, no? Giusto? Penso al Barcellona,
penso al Manchester City, penso al Real Madrid, non penso alla Juventus, assolutamente. Però è chiaro che se ti capita una di quelle tre, insomma, no? E te devi fare un pochino il segno della croce e dire vabbè, ok, è stato bello, però l'avventura probabilmente finirà lì. Però insomma, se ti dovesse capitare un altro sorteggio, in qualche modo potresti cominciare a fare dei ragionamenti che non sono totali, la, ma scusami parziali. Con la Juve è diversa, entrando un po', giocando un po', sì, è diversa, sì, certo. Secondo te perché? Ti spiego perché io da ieri che sto dicendo questa cosa e qualcuno anche rifacciato essere abbastanza esagerato o paradossale. Perché ritengo che la Juventus sia la squadra che la Roma conosce maggiormente fra quelle che sono rimaste, pregi e difetti, anche vero, la Juventus conosce meglio la Roma che di qualsiasi altra squadra, attenzione. Però io ricordo anche che ultimamente, per un motivo o per l'altro, non lo so se è stato soltanto un caso, la Juventus nelle ultime due partite giocate una volta a Stadium, Juventus Stadium, adesso Allianz Stadium, ti ha battuto ma non ti ha sderenato, non so come dirlo, Gabriele, in maniera un pochino più e nell'arco delle due partite potresti in qualche modo avere più chance rispetto a una partita secca, cioè nel senso che si giocherà una a casa della Juventus, una a casa della Roma, quindi è un doppio confronto che non è campionato ma è un confronto di coppa dove magari possono venire fuori dei valori che tu magari nemmeno ti immagini. Pensa soltanto a quello che ha fatto la Roma nelle partite casalinghe in Champions League, 4 partite, 0 gol al passivo, e mi sembra un dato assolutamente da non dimenticare. E ricordo anche che la Roma via via ha eliminato dal suo cammino squadre che si chiamano Chelsea, Atletico Madrid, o comunque sia, lottando con queste è andata sempre avanti, anche Shakhtar Donetsk, quindi insomma non credo che qualora, certo, se la Juventus dovesse capitare il Manchester City o Barcellona, direbbero mannaggia, guarda chi ci è capitato, chi capita la Roma potrebbe dire, beh insomma, non meno male che c'è capitato a Roma, però guardando la direzione, cioè, valutando la direzione arbitrale di Majenko, questo pensiero non viene da farlo, però c'è anche un arbitro europeo. Io ti faccio tutto, ti ho detto prima, non è una partita di campionato, è una partita di Champions League, è una partita in chiave europea. Non mi fido di un eventuale sorteggio Roma-Siviglia, lo sai perché? Perché siccome tutti vogliono il Siviglia, già è nata questa storia che magari capita il Siviglia perché li mandiamo fuori, non sta scritto da nessuna parte. Il valore del Siviglia a livello internazionale, riferito agli ultimi 10 anni, è nettamente, stranettamente superiore a quello della Roma. È una società probabilmente anche abituata a giocare determinate partite, se non di Champions, anche comunque di Europa League, quindi a livello europeo, giocare le finali e vincerle. L'ha detto anche Monchi stamattina all'intervista. Esattamente, non ci credo che per la Roma sarebbe una passeggiata di salute contro il Siviglia. E faccio anche un ragionamento molto, non c'è una definizione, non c'è un aggettivo, però un conto se tu esci contro il Siviglia è un conto se esci contro un'altra squadra che è più forte del Siviglia. Quindi io me la voglio giocare con una squadra che so che magari è più forte di me sulla carta, che però conosco, so pregi e difetti, conosco i tanti pregi, conosco forse anche qualche difetto, e me la voglio giocare, perché queste sono partite che tu le vivi in funzione di sempre dei 180 minuti, cosa che non avviene in realtà in campionato, no? Dove c'è la partita secca, ti può andare bene che la vinci, può andare bene che la perdi in casa o fuori, però poi finisce lì. Sarebbe un doppio confronto, e non vorrei assolutamente il Liverpool per tutta una serie di motivazioni che vanno al di là del discorso, ai ricordi, Ubaldo, queste cose qui, perché credo che sia Liverpool una squadra che ti possa mettere in grandissima difficoltà, perché giocano un calcio particolare, non sarà il calcio tatticizzato di Manchester City o di Barcellona, un po' meno del Real Madrid, però è una squadra che ha dei valori importanti sotto l'aspetto proprio della prestazione, della presenza in campo, della determinazione, cose di questo genere. La Roma un pochino soffre queste cose qui, e quindi aspettiamo questo sorteggio. Io non so se potrò sembrare matto veramente, ma io mi auguro tutti tranne che il Siviglia, proprio per tutto quello che vi ho detto adesso, perché la Roma è una squadra che ha bisogno di sentirsi dentro un qualcosa di importante. Non è un caso che la Roma i grandi match di questa stagione può averli persi o vinti, ma se li è sempre giocati fino in fondo, e magari ha fatto un pochino, anzi tanta più fatica contro squadre che appartengono alla parte inferiore della classifica del campionato, perché è una squadra strana, perché è talmente inaffidabile che capace che va a giocare contro la squadra che da 6 anni di fila vince lo scudetto, e forse, visto quello che è successo ieri, andrà a vincere anche il 7 di fila, potrebbe trovare una motivazione in più. Non dico questo
che sarà facile per Roma passare il turno, però una motivazione in più potrebbe trovarla. Tutto qua, molto semplice. Mimmo, ti fermo un secondo. Anche se non condivisibile, mi rendo conto, non voglio avere la condivisione. No, il tuo pensiero. Ai professori apparentati. Mimmo, un sacco di titoli oggi, per insomma lavorare oggi pomeriggio per quanto riguarda i giornali, ma anche Dica, la TV. Prova a dirmi, dai. Ha parlato Monchi. Va bene. Dicendo, bisogna trovare il grigio. Che è una frase bellissima, secondo me. Sì. E sì, ha parlato, cioè, anche la via di mezzo, le sfumature tra il bianco e il nero. Non bisogna essere troppo definiti o definitivi, ok? Ma insomma, Monchi con le parole ci sa fare, probabilmente ci sa fare anche con i fatti, nel senso, il proprio mestiere, come tutti i direttori sportivi, azzecca le scelte, altre le sbaglia. Non credo che ci sia un direttore sportivo che non abbia mai sbagliato nulla, anche lui ha sbagliato qualche cosa, qui a Roma non abbiamo la testimonianza diretta, però insomma è un personaggio molto paraculo, e quello l'abbiamo cominciato a capire dal giorno della sua prima conferenza stampa, quando, senza stare a ricordare tante cose, Gabriele, te lo ricordi, disse: sono venuto qua perché il mio desiderio, il mio sogno era sempre stato quello di lavorare con Spalletti, te lo ricordi? Certo. E lui già sapeva lì, anche a me ce lo dissi, che insomma ma lui sapeva già perfettamente che Spalletti non sarebbe rimasto a guidare la Roma, perché già probabilmente, anzi lei probabilmente si era messo d'accordo con un'altra società che è l'Inter. Però intanto ti fa capire lo spessore del personaggio, uno che ti dice io vorrei il grigio, ti dice anche che bisogna valutare qualsiasi cosa, insomma, nel verso giusto, per il modo giusto, anche per il quantum giusto, nel senso, una vittoria è una vittoria, una sconfitta è una sconfitta. Non si può pensare che sei la squadra più forte del mondo se vinci una partita e la peggiore al mondo se invece la perdi. Insomma, questo è un ambiente abbastanza schizofrenico, l'abbiamo detto un miliardo di volte, no? E Monchi l'ha capito in fretta, cioè questa è una piazza dove tu riesci a vincere una partita e ti sembra di avere già conquistato tutto quello che potevi conquistare, e per questo anche ti adagi un pochino, o magari se invece la partita la perdi, là è finito tutto, guarda chi siamo e dobbiamo ricominciare tutto da capo. Io sono molto curioso, ma queste cose ce le siamo già dette tante volte, no? di valutare il calciomercato di Monchi nella prossima estate, perché lì ci avremo noi la possibilità di vedere come lui opera sul mercato. Qualche cosa ce l'ha fatta capire, no? Ad esempio con l'episodio di Héctor Moreno, è stato chiaro anche questa mattina, mi sembra, no? Quando ha ricordato se un giocatore non è funzionale è inutile che lo tieni lì, è meglio cercare di risolvere subito la faccenda, con la fortuna di aver ripreso se non altri soldi che tu gli avevi speso. Però la campagna acquisti scorsa è stata una sua parziale campagna acquisti, perché era arrivato da poco, perché doveva fare innanzitutto determinate cose in fase di uscita, le dovrà fare anche in questo caso nella prossima estate, anche se speriamo che, più andando avanti in Coppa dei Campioni o Champions League, la Roma avrà meno necessità di vendere qualche elemento importante. Però insomma lì noi tra luglio e luglio, l'inizio del campionato, avremo la possibilità di valutare una volta per tutte, forse per bene, il lavoro di Monchi. Io sono molto curioso di capire un pochino il metodo Monchi, qual è. Lui ha abituato un pochettino i tifosi della propria squadra, in questo caso il Siviglia, ad avere fiducia in lui, perché i fatti gli hanno dato ragione, andando a prendere dei giocatori sconosciuti e poi facendoli diventare giocatori importanti. Io non conosco la piazza di Siviglia, non so se sia quella di Roma. Qui a Roma è un pochino più complicato, ovviamente, poter lavorare in questo modo, però io credo che, Ubaldo, tu sei d'accordo con me, quando insomma, se tu fai chiarezza, se tu non dici bugie, se tu non racconti stupidaggini alla gente, ma fai un discorso chiaro, io credo che poi la gente ti venga incontro, cioè può anche non giustificarti, però capirti, e di conseguenza analizzare quello che verrà fatto sulla base di quello che gli avevo detto, nel senso che se tu sei un direttore sportivo che dice prendo Tuzzabanchi Nicola perché io con Tuzzabanchi Nicola ci vinco lo scudetto, e poi magari tu manca arrivi tra le prime cinque, e tu dici questo è un gran cazzaro. Se invece tu prendi un calciatore, spieghi perché lo prendi e qual è il discorso, il progetto, il disegno che c'è dietro l'acquisto di un determinato calciatore, allora forse la gente li sta un pochino più ad ascoltare, e qualora le cose non dovessero andare bene, comunque sanno che tu gliele hai spiegate le cose, no? Un pochino, senza tornare troppo in là, quando Dino Viola con lo Stadio Olimpico, che non poteva essere utilizzato perché lo stavano rifacendo per il mondiale del 90, e la squadra fu costretta ad andare a giocare a Flaminio, ve lo ricorderete tutti, lui parlò chiaro ai tifosi, disse noi per quest'anno dobbiamo fare un po' di sacrifici, non possiamo permetterci di fare determinate cose sul mercato, e fece una squadra su misura per quello che era un allenatore preso quasi ad hoc per una squadra di quel genere, Gigi Radice.
Quindi una squadra di combattenti, una squadra di ragazzi che magari non erano straordinariamente abili sul piano tecnico, che però avevano delle qualità che, inserite in un discorso di squadra che doveva giocare allo stadio Flaminia, hanno poi dato tante soddisfazioni alla gente. E la gente, i tifosi della Roma lo avevano capito in quel momento, perché Dino Viola era stato chiaro con loro. Allora, se i dirigenti della Roma, in questo caso stiamo parlando di Monchi, saranno chiari con i tifosi, probabilmente tutto sarà più chiaro anche quando poi avverranno le cose, in un senso o nell'altro, senza farsi troppi, come posso dire, troppi pensieri negativi o positivi a seconda di quello che sarà il risultato così stretto, attuale, della partita singola. Ha parlato Mimmo anche Diego Perotti. Ah, che ormai parla sempre, cioè fermatelo, però sta sempre a parlare. O ha un'intervista a una cosa argentina, o fa il tu per tu lì, che ha fatto stavolta? Ha parlato col dottor Simone Conte. E chi è? A Roma TV. Ah, a Roma TV. Intervista. Okay. Contro lo Shakhtar, partita intelligente, abbiamo difeso come animali. Dice. L'unico modo per migliorare è lavorare ancora di più. Forse quello che facevamo prima non era sufficiente, dobbiamo continuare così come stiamo facendo ora. Poi una battuta anche su Tyson: in Argentina si dice mai vendere la pelle dell'animale prima di averlo cacciato. Ah, si dice pure da queste parti, però, insomma, in maniera un pochino diversa. Però, insomma, no, mi piace il discorso su abbiamo difeso come degli animali, no? Io mi rivolgo a Ubaldo. Ubaldo, non so se tu hai avuto modo di sentire il tuo amico Max Allegri dopo la partita di ieri sera. Nei commenti post partita gli è stato chiesto di questa feroce determinazione da parte dei giocatori della Juventus nel difendere, no? Per cui gli è stato detto: qui vediamo gente come Chiellini e Buffon che, dopo aver evitato non un gol ma anche un solo cross, si abbracciano, si danno il 5 come se avessero vinto la Coppa dei Campioni, proprio per dare il senso di quanto sia importante difendere la propria porta. E Allegri ha fatto un discorso molto chiaro, secondo me, o quantomeno dal mio punto di vista, molto condivisibile, e cioè che difendere è un piacere, deve essere un piacere, non che difendere diventa un neo o un problema di una squadra perché sa fare bene la fase difensiva, anzi, e in questo senso credo siamo un pochino tutti d'accordo, è molto più complicato difendere che attaccare, giusto? Sì. Perché un conto è impedire alla squadra avversaria di fare gol, e un altro è andare tu a fare gol. Tant'è vero che ci sono stati allenatori, ci sono ancora allenatori magari un pochino messi da parte in questo momento, che hanno fatto la loro fortuna perché avevano trovato la chiave d'accesso per andare a fare gol con facilità, ok? Però che cosa ha portato questo? Ha portato al fatto che magari le loro squadre facevano un sacco di gol, ma dietro era una specie di collaborato, perché se tu vai a trovare la soluzione per far gol, poi fai fatica a trovare quella per non farti far gol. Allora se tu cominci a ragionare che la fase difensiva è anche un punto di forza della tua squadra, cominci a capire come mai tu dai tanta, come posso dire, tanta qualità, valore ma anche tanta qualità a quello che fai. Sì. Il valore glielo dai perché viene da solo. Però quando noi ci stiamo un pochino riempiendo la bocca nel dire che la Roma ha fatto 16 clean sheet in stagione, mi sembra, se non ricordo male, 12 più 4, insomma è tanta roba, perché non può essere un dato negativo riuscire a non farsi segnare. Sotto questo aspetto, se l'anno scorso, che beh, magari te lo ricordi anche te Baldo, io avevo un pochettino, volevo anzi rivalutare il puntarello, no? Te lo ricordi? Perché certo. Mi ho detto teniamoci qualche puntarello che abbiamo, esatto, poi alla fine fanno punti. Io ti dico teniamoci stretti anche gli 1-0, cioè non sta detto, non sta scritto, non lo dice nessuno che tu sei una grande squadra perché vinci tutte le partite 3-4-0 o perché le vinci 5-3. Una grande squadra è anche quella che non subisce gol. Allora, sotto questo aspetto, se noi consideriamo la Juventus una grande squadra, sicuramente la migliore squadra italiana, te lo dice la classifica, io ho perso il conto di quante volte la Juventus ha chiuso la partita con la porta inviolata, l'ho perso il conto perché è una cosa esagerata, però dietro la Juventus c'è la Roma, sotto questo aspetto, e secondo me questo è un motivo che deve essere di vanto e un punto di partenza per valutare una crescita che c'è della squadra.
Siete d'accordo o no? Oppure sì, c'è, c'è clean sheet diverso, esempio, se per tante partite, perché fino alla partita prima di Shakhtar Alisson è stato protagonista, no? Sì. E un po' mi faceva pensare, dice, speriamo che esatto. duri. Benissimo. Clean sheet contro lo Shakhtar è diverso, perché è Alisson stato quello proprio esemplare perché oppure in qualche altra circostanza dove la difesa, se la difesa in generale, poi anche a livello di reparto individualmente, perché quando l'avversario arriva a pochi metri dalla porta, lì ti devi muovere te. Certo. Non esiste però Alisson Osvaldo non è che ha fatto sempre lo stravede quando non ha preso croce, sono anche partite in cui, essendo un portiere straordinario, è stato costretto a fare una sola parata, ed essendo straordinario te l'ha fatta, perché l'abilità del portiere forte è quello che magari non becca un pallone fino all'89esimo, certo. al 90esimo minuto, ma fa la parata, per mantenere sempre costante una concentrazione, un'attenzione, perché poi un giocatore è giocatore. Un giocatore è attivo, perché secondo come si muove il pallone, anche se a distanza della tua porta, molti non lo notano, non lo vedono, ma il portiere si muove di conseguenza, in linea del spostamento del pallone, non è che sta... Assolutamente, sì, questa è una cosa che magari se tu non le vedi dal vivo, cioè dal campo, in televisione non le vedi. Sì, c'è il giocatore, se tu sei... soltanto dove c'è la palla, infatti, però... Infatti adesso si vede, no, in alcune partite, se uno ci fa caso, le vede dal vivo, si vede il portiere che, non so, tu stai nella metà campo avversaria, più ti avvicina alla porta avversaria, più il portiere sale. Mentre se l'avversario prende il pallone, più si avvicina alla tua porta, lui incomincia a indietreggiare e prendere posizione, sempre attento se ci deve essere un'uscita. Io preferisco comunque il cliché come l'altra sera, Esattamente, no, ma però ti volevo chiedere una cosa, ieri mi sono dimenticato, non abbiamo tempo. Qual è a te, da un punto di vista proprio tattico, diciamo così, la cosa che maggiormente ti è piaciuta della partita contro gli ucraini l'altra sera? Che un po' il discorso che facciamo proprio all'inizio del campionato, nelle difficoltà, però vedo, cerco, cioè non è che cerco, io noto lo spirito di squadra, cioè questa compattezza, questa grande attenzione, la capacità di scegliere. In alcune situazioni le abbiamo anche valutate non in maniera corretta, soprattutto nel primo tempo, l'uscita. Però di rimediare, l'altro che rimedia su una situazione di disagio, di errore del compagno. Ma scusa una cosa, Baldo, finisci proprio. E anche le scelte individuali che me l'ha fatta vedere Fazio, perché in due anticipi che è riuscito a fare sulla tre quarti, che era una situazione di uno contro uno, perché se lì sbagli. Nel primo tempo è incredibile. Se lì sbagli, Mimmo. No, però sei tagliato fuori, Però ti dico una cosa, ma tu pensi che tutto questo sia riconducibile a un discorso tattico o ad un discorso di come ti posso dire, di prestazione? Quando ci stai con la testa. Ma infatti è quello che ti volevo dire, perché se noi analizziamo la partita, richiudiamo gli occhi e ce la rivediamo un attimo, poi la dimentichiamo, perché va bene, fino a domani all'una, una e mezza, alle due, se fate come pare, però poi bisognerà cominciare a parlare del Crotone. Io ho visto una squadra che sì, tatticamente, dopo un certo imbarazzo iniziale, stava bene, stava messa bene, distanza fra le reparti molto corta, giocatori che sapevano esattamente quello che dovevano fare, come farlo, eccetera, eccetera. Però ho visto una grande prestazione da parte di tutti, cioè l'aspetto tecnico abbinato all'aspetto mentale. Sì, anche se hanno sbagliato molto, Eusebio l'ha detto, cioè, sì, ma quella cosa non gli va giù, giustamente. Esattamente, perché lui sa probabilmente che è una squadra che può dargli di più sotto l'aspetto proprio dell'espressione tecnica, perché l'espressione tecnica è stata valutata 6,5, se non mi ricordo male, ed è un voto basso se tu pensi in proporzione a quello che poi ha rappresentato la vittoria e la partita. Però l'applicazione tattica è stata un'applicazione da voto superiore, quindi questa è una squadra che ha bisogno innanzitutto di stare bene sempre per quelle quattro componenti, no? Sì. Baldo, te lo ricordi, no? Tanto le puoi girare, puoi mettere prima quella, quell'altra. Esatto, le ricordiamo l'aspetto fisico, l'aspetto mentale, l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico. Se soltanto uno di questi ti manca, fai un pochino fatica, però io penso che se tu fai fatica soprattutto sotto l'aspetto tecnico, patisci di più, piuttosto che se tu fai fatica sotto l'aspetto mentale o fisico. Non so se tu sei d'accordo, cioè io ti posso anche abbonare un pochino di problemi sotto l'aspetto tecnico, però se io azzecco la partita da un punto di vista mentale, tattico e fisico, io la partita la porto a casa, anche se faccio degli errori tecnici, ed è quello che si è visto l'altra sera. Quindi io perché do importanza alla valutazione tattica che è stata fatta l'altra sera? L'ho detto io e lo ripeto, la partita era stata preparata bene dall'allenatore e dal suo staff, e sono stati bravi poi i giocatori ad interpretarla bene. Quindi
c'è stato, come posso dire, quasi il 100% di positività sotto questo aspetto, nonostante il fatto, e l'ha rimarcato anche l'allenatore, che sotto l'aspetto tecnico la squadra non è stata irreprensibile. Quindi vuol dire che gli altri tre elementi, e lo ripeto, l'aspetto tattico, l'aspetto fisico, l'aspetto mentale, e alzo la voce per dire mentale, sono stati dominanti e sono riusciti ad influenzare in positivo anche quell'aspetto che non era così positivo come l'aspetto tattico, l'abbiamo detto milioni di volte. Comunque sabato parlerà in conferenza stampa con l'abbio di Francesco alle 13.30. Mamma, me lo ridici un attimo? 13.30, Mimmo. Noi ci sentiremo... Marini dite così? A Marino non so come dicono, Mimmo. Io a casa mia dico così. Io lo sai che adesso ti attacco su questa cosa dei Marini. Comunque è vero, sì. Si dice Marini. Vabbè, pazienza, dai. Sai, c'è un'altra battuta bellissima, Mimmo, che riguarda il calcio, che sarebbe, diciamo, adesso te lo vado a tradurre, cioè, sì, no dimmelo in dialetto, quello che ho visto. No, perché c'è una parolaccia, che sarebbe le donne sono le donne, però diciamo che è una parte per il tutto della donna, sì. Ma o pallo. Ah, okay. Le donne sono le donne, però il calcio è il calcio. Ma scusami, è o pallo o u pallo? O pallo, con la o. O pallo, ma non è l'articolo, non è u. A volte c'è, tipo, ad esempio l'imbuto si chiama un muttatore. Capito come si chiama? Muttatore. Ci sto provando. E il cassetto si chiama utiratore. Utilatore, va bene, ok. Una volta quando lavoravo dentro un posto, poi faremo un corso. Prendi un buttatore e un utilatore, perché sta Dio. Ma io non parlo questa lingua, però. Mimmo, allora, Bonello ci teneva a farti ascoltare delle cose. Sì, vai. Sempre che siano radiofoniche. Tra le prime otto, adesso del Girona con Feyenoord, mettetevi scorno. Hit Lemon, il calcio più bello d'Europa. Puh, a testa, stilluto. Ecco, capito, Mimmo? Sono tifosi della Roma. Ho capito, spiegami, traduci. Sono tifosi della Roma, però di Napoli, che se la prendono con il Napoli e con Sarri. Comunque, il mio amico Stefano Fiacchi mi corregge, mi dice: analfabeta si dice upallo e pallone. Lo vedi, ma io ci ho infiltrati a Marini. E poi minaccia dicendo: parla bene delle tue origini. Stefano, devi stare molto tranquillo. Non devi mai dimenticare dove sei. No, ma io non rinnego, ma non ci prenderei. Tu rinneghi. Senti, abbiamo 2 minuti, no? Poi scherzo, fatte conto. Sì. Ubaldo, mi fai la formazione di Crotone? Vai. Lobon ti porta. E Strootman, Pellegrini, Nainggolan. Strootman, Pellegrini. Aspetta, perché parti al centrocampo? Perché parti dal portiere? Cioè centrale, Strootman centrale. Ok. Alisson, Bruno Perez, Gonalon, no. Del Villarreal? Devo valutare gli ultimi allenamenti. In difesa? Ridi, Mimmo. Florenzi confermato in difesa? Florenzi? Sì. Manolas Fazio? Che rientra dalla squalifica. E Kolarov? Certo. Anche perché ce n'è altro, per cui a meno che non ci metti Juan Jesus. No, c'è il davanti che fai? Secondo me Under un turno di riposo, Mimmo. Esatto, Sharawi, Diego e Perotti. O Gerson. Guarda, stavo riflettendo se Gerson ci può essere una possibilità pure, ragazzi, a posto di Under. A me Gerson piace perché al posto di Under c'ha le gambe forti. È uno di quelli che protegge la palla proprio con le gambe, non col fisico. La tiene lontana dall'avversario. È uno che non tosto si fa sentire. E bisogna anche merito a Di Francesco di averlo recuperato. Questo, insomma, credo che questo sia. Però dopo andiamo incontro a una sosta, quindi fa riposare qualcuno. Non ha tanto senso, insomma. No, perché dici tanto poi ci dà tempo di recuperare, facciamo quest'ultimo sforzo. Dai, però sì, la gente ti porta via tante energie. Mimmo, quante te ne dà, Mimmo? Però hai vinto. Sarebbe stato molto peggio per tutti se Roma avesse perso i giocatori che andavano lì. Ieri avrete visto tutti che il centravanti della Roma è Edin Dzeko, il pippone, no? Ha postato una foto, io l'ho vista su internet, in cui stava a Piar Sole con scritto sopra 15 gradi. Sì. A Londra come stanno a sto periodo? Lo so. Roma è bello. Ubaldo, stavo su una spiaggia, Mimmo, io. Ieri? Con prosecchino e una fritturina. Ma ieri stavi su una spiaggia? Quel tempo, Mimmo, dove andare a Roma, dai.
tu dici. E allora Mimmo, vabbè, fate conto. Fatte contiamo, ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Ubaldo, grazie Gabriele, grazie. Ciao a tutti. Mimmo, domani, ciao, un abbraccio. Ciao Mimmo. La la la.